Rapa, a distanza di un anno, che bilancio è quello che possiamo tirare? Io penso che sia un bilancio positivo. È stato un anno di intenso lavoro, un inizio un po' difficile perché la mia inesperienza politica e amministrativa, però che mi ha dato tanta determinazione nel fare e che penso mi abbia messo nelle condizioni di riuscire a fare un discreto lavoro. Poi è chiaro che il giudizio non lo devo dare io, ma lo debbono dare i cittadini. Ecco, di quella che è la strada che ha intrapreso, il percorso, qual è la metodica che hai applicato nella tua attività di consigliere? È cercare di portare i benefici sui territori, però essendo consigliere regionale è prendere le problematiche della realtà che conosco meglio, che è quella del nostro territorio di Fano, Marotta, per portarla a livello regionale, cercare di capire le problematiche e dare delle soluzioni che siano a più ampio respiro. Qual è la cosa di cui vai particolarmente fiero fino ad ora? Guardi, è la mozione che ho presentato sulle bandiere blu, sul sostegno e il finanziamento che la giunta regionale e la regione devono intraprendere per le bandiere blu. Questo perché innanzitutto il turismo è il comparto che penso in cui possa portare dei discreti contributi ed avere una buona competenza in materia. Ed è proprio per questo, è il valorizzare le eccellenze che ci sono nel nostro territorio, sia le bandiere blu, le bandiere arancioni, i borghi più belli d'Italia, per creare una rete di sostegno a questi anche piccoli comuni e che possa andare a incidere in un mercato che è quello turistico di grande qualità.